Benvenuti all'agriturismo alla Casa delle Rondini, siamo lieti di ospitare il professor Poldini che ci delizierà con una presentazione sul tema delle specie infestanti nelle valli del Natisone e in Friuli Venezia Giulia. Col professore stamattina abbiamo fatto una splendida camminata qua dietro, che già per me questa qui è stata insomma molto arricchente. Professor Poldini, insomma, penso che molti di voi lo conoscono, per chi non lo conosce, è ormai professore emerito dell'Università di Trieste, insomma, è promotore di tantissime iniziative a carattere naturalistico con il Friuli Venezia Giulia e non solo, anche comunque a livello nazionale e internazionale, promotore dei SIC, ZPS, eccetera. Comunque non voglio rubare troppo tempo al professore. Ricordo che al termine della presentazione ci sarà un momento di convivialità, insomma, magari con un'offerta da lasciare anche all'agriturismo per chi vorrà contribuire dopo. Lascio la parola al professore. Grazie, buonasera a tutti. Vi dico subito che sono molto lieto di essere qui fra voi, perché è un bel ambiente così raccolto, diciamo, rurale, agreste, che sono gli ambienti che più mi confanno. Anche se, e questo viene in qualche modo ad attenuare la poca gradevolezza dell'argomento, nel senso che parlerò di specie un po' dannose, anzi abbastanza dannose, un problema grosso, è un'emergenza moderna, una delle tante, alle quali si dà ancora molta poca attenzione, non ne parla quasi nessuno. È vero che abbiamo da fare con altre grosse emergenze, per cui queste diventano secondarie, però nel medio e lungo periodo penso che sarà una cosa abbastanza importante. A livello internazionale difatti già si comincia, già da tempo diciamo, no? Si pone attenzione a queste specie di cui dobbiamo dare innanzitutto una definizione. Si tratta cioè di specie che non appartengono alle flore, come dire, locali, nazionali, territoriali, ma che sono venute da noi, da qualche altro continente, prevalentemente dall'America, Centro-Sud America, ma anche dall'Estremo Oriente, dall'Asia, ma anche dall'Africa, a seconda insomma con diverse percentuali, che comunque non fanno parte della flora nostrana. E che sono penetrate accidentalmente, qualche volta per volontà dell'uomo, che pensava di introdurle a scopo ornamentale o economico, poi gli è sfuggito, oppure che sono penetrate di senza volontà, senza concorso dell'uomo diretto, vuoi attraverso gli scambi commerciali, attraverso il turismo internazionale, attraverso la cosiddetta globalizzazione, di cui possono essere considerate uno dei sintomi, uno delle manifestazioni più appariscenti come fenomeno, diciamo così, mondializzato su scala mondiale. Non è un fatto localistico, è un fatto mondiale. Noi riceviamo specie innumerevoli dai vari continenti, ma anche diamo specie, numerose specie europee. Se uno va per esempio nel porto di New York e trova tutte le banchise del porto, tutte le installazioni portuali che sono invase da specie europee, che poi dal porto di New York sono poi radiate nel resto del paese, creando lì grossi problemi. Quindi noi riceviamo e diamo. E da qualche decennio questo argomento è sotto attenzione, sotto monitoraggio da parte della comunità scientifica, dei biologi che studiano questi fenomeni. E l'intensità degli studi ha prodotto, come dire, una terminologia complessa per definire questo gruppo di specie, che vengono chiamate aliene, nel senso non di pazze, ma di estranee, alieno nel senso inglese alien, di specie estranee alla flora locale.
poi vengono chiamate non native o avventizie o xenopite esotiche e così via. Insomma, indifferente, ma questo per dirvi che la moltiplicazione dei termini definitori sta ad indicare che un oggetto è molto studiato. Allora si moltiplica il lessico, diciamo, no? Si moltiplicano i vocaboli. Devono essere introdotte dopo la scoperta dell'America, per convenzione della comunità scientifica si intendono quelle che sono state introdotte a partire dal 1492, costituiscono ormai il 12% della flora europea, non è poca cosa, 12. In Italia siamo sul 13,4. In Friuli, Venezia e Giulia sfioriamo, avremo, perché questi dati non sono stati aggiornati alle ultime, anche perché siamo in pochi che studiamo sta roba, quindi gli aggiornamenti sono un po' faticosi, complessi, ma andiamo intorno al 13% della flora complessiva, quindi sulle 3.388 specie di cui è costituita la flora del Friuli, Venezia e Giulia, che non è poca cosa, abbiamo 369, 370 saranno forse cresciute di qualche unità di specie aliene, quindi un contingente piuttosto notevole. Una zoomata sul Carso Giuliano, quindi di Trieste e di Gorizia, territorio fortemente urbanizzato, si sale a più del 18% con i grossi centri Trieste, Gorizia e tutta la bisaccheria fortemente popolata. Perché ovviamente, come vedremo, c'è un rapporto diretto fra densità, fra numero di queste specie e, come dire, i processi di trasformazione del territorio, la pressione umana sul territorio, la pressione umana che viene chiamata antropizzazione, l'antropizzazione del territorio. L'impatto delle specie invasive, dati dell'UNESCO, sull'economia mondiale, danni ecologici, ne vedremo alcuni, alla salute umana, in quanto possono essere talvolta specie tossiche e soprattutto allergeniche, scatenare allergie. Quindi non è una cosa soltanto teorica che interessa a noi botanici, ma interessa la collettività nel suo insieme. Per i danni ecologici, per i danni sulla salute umana e per i costi sociali che derivano dal fatto che queste piante molto spesso si mettono in concorrenza con le specie coltivate in agricoltura, per cui dobbiamo intervenire pesantemente molto spesso con erbicidi, diserbanti, inquinamenti di falda, avvelenamento dei suoli e così via. Quindi non è una cosa soltanto che riguarda alcuni specialisti matti che vanno in cerca di piante, ma sono problemi che interessano l'intera collettività. Ah, che bello, acqua fresca. E viva salute. Dunque, viene valutata, questo danno economico viene valutato in una cifra che a me riesce difficile concepire, vedere, perché sono 11,4 trilioni di dollari, sono mica cos'è sta roba, è una cifra enorme, insomma. Sarebbero 10 alla 18, sì, no. sono numeri da paperoni, anche paperoni non si riesce a capire un numero del genere. Comunque è pari, così si capisce meglio, al 5% del PIL mondiale, del prodotto interno lordo dell'intera umanità, 5% di danno. Nella solo, sì, dell'economia globale e determina nel comparto agricolo la perdita di circa il 15% del prodotto coltivato, perché c'è appunto la concorrenza da parte delle cosiddette infestanti, io preferisco chiamarle commensali.
Le condizioni che favoriscono la diffusione delle specie alloctone e la, dipende da vari fattori, ma insomma i tre principali sono i seguenti. L'energia ambientale disponibile, questa energia entra sempre, è sempre un fatto di energia, anche la vita è un fatto di energia, che viene misurata in temperatura, le zone calde, la pianura, la bassa collina, il fondo valle della montagna, sono le zone soprattutto interessate da queste specie. Via via che ci si alza in quota, per fortuna, fra le tante disgrazie che ha il territorio montano, anche perché non lo sappiamo governare più, fra le tante disgrazie questa per fortuna non ce l'ha. È un po' defilato rispetto a questo problema. Sono presenti ancora massicciamente intorno ai 1000 metri, dai 1000 metri in su la densità di queste specie diminuisce e quindi la montagna, l'alta montagna non ha questo problema. Ce l'abbiamo introdotto noi con l'inermimento delle piste da sci, non c'era ma ce l'abbiamo portato noi volutamente con inermimenti a capocchia fatti sulle piste di sci senza tener conto di questi equilibri che si instaurano fra la concorrenza di specie locali nostrane e gli apporti dall'esterno. Dipende, ripeto, dalla densità demografica, perché più abitanti abbiamo, c'è un rapporto univoco, un rapporto diretto fra densità delle specie aliene e densità delle persone che abitano un territorio, perché l'uomo a furia di, che non ha mai pace, a furia di... come si chiama, intervenire qua, fare il buco qua, riempirlo da quell'altra parte, trasferimento di suoli, cantieri edili, agricolture, via dicendo, diffonde, contribuisce in maniera determinante alla diffusione di queste specie. E poi il tipo di habitat, perché non è indifferente, si parlava stamattina, che per esempio i boschi, se sono in buono stato, con buona densità, copertura, sono boschi come questi qua, abbastanza densi, che ombreggiano bene il suolo, costituiscono una barriera naturale formidabile alla penetrazione di quelle specie aliene. Via via che noi apriamo la vegetazione, o che la distruggiamo attraverso interventi massicci, strade, infrastrutture urbanistiche e quant'altro, cementificazioni e così via, favoriamo la distribuzione e la diffusione di queste specie, perché in primo luogo distruggiamo il presidio costituito dalla vegetazione spontanea, che se è compatta e ben chiusa è un valido mezzo che impedisce la penetrazione di queste specie, l'attecchimento di queste specie. Quindi quando noi facciamo degli interventi piuttosto pesanti sul territorio, negli altri paesi d'Europa, soprattutto dell'Europa settentrionale, hanno l'accortezza di intervenire subito dopo i lavori, ricoprendo le ferite aperte dall'intervento umano con tappeti erbosi, con la rissemina di piante e via dicendo, perché sennò le superfici scoperte tendono ad essere subito ricolonizzate da queste specie, che molto spesso sono specie molto, come dire, competitive, molto competitive. Quando noi, cioè in buona sostanza, quando noi abbassiamo il livello di competitività dei suoli, distruggendone la flora spontanea, favoriamo in maniera indiretta la penetrazione delle aliene. Questa è una regola, sarebbe una regola. Io farei non un decalogo, ci vorrebbe un po' di più, delle regole per il buon governo del territorio. Ne parlavamo stamattina, Luca, vero? Del buon governo, che a noi manca la cultura del buon governo del territorio. Il buon governo del territorio. Manca la conoscenza. I tipi di habitat. Quelli che sono abbastanza compromessi nella pianura sono ovviamente tutte le aree agricole, tutte le aree dedicate all'agricoltura sono vocate a queste specie, tutte le aree urbanizzate, poi vedremo, abbiamo fatto un tentativo di classificare gli habitat
gli habitat, rispetto alla loro funzione, alla loro facilità di assumere neofite. Vabbè, volevo dire ancora un'altra cosa, ma mi verrà dopo. Dunque, specie invasive. Ecco, questa è un po' la conclusione di quanto abbiamo detto, un primo riassunto, un primo bilancio, specie naturalizzata, cioè si deve inserire nel nuovo territorio e deve essere dotata di capacità, come dire, di autonomia riproduttiva. Se non è capace di compiere il suo ciclo biologico non può essere considerato una specie invasiva, lo diventa se è capace di compiere la riproduzione e di disseminarsi con successo, quindi a queste condizioni, no? Anche su distanze considerevoli, superando le barriere biotiche, biologiche e quelle abiotiche, le ha superate già quando si è trasferita da un continente all'altro e si espone attraverso questa dislocazione da un continente ad un altro, si espone a una nuova combinazione di fattori selettivi che nella patria di origine non c'erano. Quindi la dislocazione comporta l'esposizione a nuovi rischi per la specie che si trasferisce da un continente all'altro. Ma molte di queste hanno superato la prova di questa selezione ecologica, dopo aver superato le barriere geografiche, cioè aver attraversato oceani interi attraverso le navi, per esempio, con il trasporto delle merci soprattutto, no? L'invasione, cioè la diffusione, la presa, come dire, la conquista del territorio nuovo, l'invasione, quando la conquista raggiunge come dire, i livelli di aree, di superfici molto estese, con la presenza massiccia degli individui, questa è l'invasione, quindi vaste aree con molti individui. Ci possono essere anche però invasioni locali in cui l'area è piuttosto piccola, ma la densità dei popolamenti di queste specie è molto densa. L'invasione rappresenta il passaggio finale per la colonizzazione del nuovo ecosistema, cioè la rapida diffusione e la vigoria riproduttiva che questa specie trova, perché molto spesso trasferendosi in nuovi contesti territoriali non trova per esempio gli antagonisti a livello di parassiti o di predatori nel campo degli insetti e così via, che magari c'erano nella patria d'origine e che contenevano queste popolazioni entro limiti tollerabili. Quindi i fenomeni sono molto complessi e sono intrecciati fra loro i rapporti, come sempre, nelle relazioni vitali di cui si studia nell'ecologia, sono degli intrecci molto complicati, molto complicati. Qua vi risparmio il passaggio matematico, che è abbastanza elementare, ma dovrei fare delle premesse un po' lunghe, insomma, qua si tratta praticamente, come abbiamo fatto, abbiamo escogitato un metodo, un approccio matematico per valutare il grado di invasività, misurarlo, perché nella scienza si tende a misurare i fenomeni, a dare espressione quantitativa ai vari fenomeni, no? Si è fatto un po' di scienza, sa sta roba, il tentativo di quantificare il fenomeno. Siccome l'invasione può essere ricondotta a una velocità, quindi spazio diviso il tempo, si può misurare spazio, come dire, le unità territoriali conquistate andando a fare un'analisi temporale a partire da una certa data attraverso l'esame degli erbari, attraverso il rilevamento sul terreno, attraverso i dati di letteratura, mettendo insieme tutte queste scalarmente nei tempi. Si vede la velocità di conquista di un territorio da parte di una specie, una lo ha conquistato rapidamente, l'altra lo ha conquistato più lentamente, si possono fare delle scale, fare delle scale di invasività che corrispondono, diciamo così, che corrispondono
ad una curva in un diagramma che ha il tempo nell'asse come si chiama, inferiore, e ha il numero di chilometri quadrati conquistati nell'asse superiore. Se la curva è molto ripida e forma un determinato angolo, si dice che è molto invasiva. Se la curva invece, che rappresenta la quantità di spazio conquistata nella unità di tempo, se la curva invece è bassa, allora la specie è poco invasiva. Insomma, abbiamo trovato il sistema attraverso questa analisi diacronica dei dati di letteratura d'erbario e di rilevamento di campagna, la possibilità di misurare la velocità del processo. Ma non vi trattengo tanto su questi aspetti quantitativi. Questa è una carta abbastanza interessante che rappresenta le aree della regione del Friuli Venezia Giulia più interessate dal fenomeno. Allora vedete che si tratta di aree con coloritura, non so se riuscite a capire, con coloritura di maggiore intensità, maggiore e minore intensità, un pochettino come le carte geografiche sulle altitudini, no? Che sono, insomma, le zone più alte sono quelle più intensamente colorate, ma in questo caso non abbiamo altitudini, abbiamo un numero di specie per unità di spazio, densità delle specie, no? Quindi diamo una rappresentazione cartografica dell'intensità del fenomeno. Vedete che le aree urbane, periurbane di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste e e Tolmezzo, andando su questo vettore che va lungo la valle del Tagliamento, che è direzione nord-sud, area di penetrazione di questa è una via attraverso la quale le specie poi si diffondono più in alto nella zona montana, che resta però abbastanza esente alla tinta di minore intensità, perché, ripeto, il fattore temperatura mi blocca la possibilità di espansione di queste specie, per fortuna, da solo. Abbiamo cercato di vedere come le tipologie urbanistiche e tecnologiche, le infrastrutture del territorio, possano avere influenza sulla quantità del fenomeno, perché così si potrebbe sempre nell'area, nell'ottica di un buon governo del territorio, sapendo che questo intervento, cioè la urbanizzazione di un'area, di quanto mi aumenta il problema? Non so se rendo l'idea. No, c'è dietro. Sei senza colpa, sei senza peccato. Scolpato. Bene. Allora, come si chiama? Allora abbiamo una. Questo era ovvio, ma il problema non è ovvio quando si passa da affermazioni generiche a affermazioni numeriche. Dobbiamo dare delle percentuali, dobbiamo dare degli indici e bisogna andare allora nel sottile. La massima correlazione, cioè rapporto, non vorrei dire di causa ed effetto, ma di relazione, la correlazione quando due fenomeni sono, uno marcia insieme con l'altro, no? Uno marcia insieme con l'altro, come la coppia che danza, danzano insieme, si comportano insieme. Allora, la massima aliquota di specie invasive l'abbiamo nei centri urbani concentrati, concentrazione urbana. Poi abbiamo le reti, in seconda battuta, le reti stradali e ferroviarie, il centro urbano diffuso e le aree industriali. I centri urbani concentrati funzionano di aree di sosta e le reti stradali e ferroviarie funzionano da corridoi ecologici negativi attraverso le quali queste specie penetrano nel territorio. Lasciamo stare, questa è la carta dell'uso del Carso, con le varie, lasciamo questa roba qui. Ecco, questo che è molto, molto importante, perché è fatto sul territorio, diciamo, del Carso, della provincia di
di Trieste, però in realtà rispecchia, io direi, tutta la situazione nazionale, forse quella europea ma un po' meno, ma certamente tutta la situazione nazionale. Ve la spiego, tento di essere molto semplice. Avrete letto da parecchio tempo, insomma, c'è un dibattito a livello politico anche, no, dello spreco di suolo, della cementificazione di sto paese. Fino a poco tempo fa era il mito del mattone, tutta l'emigrazione nostra aveva come fine principale quello di ritornare a casa, di farsi la casa. C'era un po' da noi in Italia, non soltanto in Friuli, ma anche nel resto d'Italia, c'era questa, anche giustificato, anzi giustificatissimo dal punto di vista storico, la necessità di farsi la casa, no? Però poi questo fenomeno ha preso la mano e ne abbiamo fatte un po' troppe di case. Anche quando la popolazione andava indietro, c'è stato un calo demografico, c'è tuttora un calo demografico in Italia formidabile, abbiamo pochissima natalità, che è un sintomo di disagio generale, di mancanza di provvedimenti necessari per favorire le nascite. Non oltre un certo limite, va bene che ci sia stato un calo, ma adesso siamo un po' troppo al di sotto di quello che ci servirebbe, tant'è che dobbiamo aprire la porta alla migrazione, che non sempre è un bene, che non sempre è un bene. Qua ci sarebbe da parlare a lungo da un punto di vista scientifico, ma lasciamo perdere. Queste due curve qua del grafico cosa rappresentano? State attenti un momento, non è difficile. La striscia rossa, si vede il rosso? Sì. Questa striscia rossa sta ad indicare l'aumento della costruzione a partire dagli anni 50, primo dopoguerra, immediato dopoguerra, fino al 2000. Quindi vedete, c'è una curva che cresce, si costruisce, si costruisce, si costruisce. La curva verde invece è la denatalità, la caduta demografica, c'è una diminuzione di popolazione. Nel punto dove le due curve si incrociano, per cui la popolazione cresce di meno e ciò nonostante si costruisce di più, tutta quest'area a destra, a partire dall'incrocio delle due curve, si chiama sovracrescita urbana, cioè una crescita eccessiva rispetto al fabbisogno della popolazione. Questo è il nucleo, in termini inglese, urban sprawl, ormai è un termine internazionale, perché la tendenza, ancorché in Italia molto accentuata, non è soltanto dell'Italia, ma anche di altri paesi sviluppati, si costruisce più del necessario, anziché di recuperare, per esempio, il patrimonio edilizio, molto spesso sottoutilizzato. Allora, c'è stata una sottrazione, io l'ho fatto per la provincia di Trieste che c'era un dottorato, ma non fa niente, le conclusioni valgono per tutta Italia, direi. Nelle province lo sviluppo dell'area cementata ha sottratto all'agricoltura circa il 7% di superficie fertile, retrocessione dell'agricoltura, perdita di suolo fertile. Io vi prego di riflettere un momento per arrivare alla consapevolezza importantissima, un'acquisizione culturale, che il suolo fertile agricolo non è un bene infinito, è una dotazione limitata che ciascun paese ha. L'Italia ne ha poco, abbiamo un territorio montano, tutto l'asse appenninico, tutto l'arco alpino, di pianure, di zone fertili, ce ne sono poche. E non sono riproducibili, e sono il prodotto dell'accumulo di fertilità della foresta che c'era prima. Questi boschi che sono qua intorno a noi, che sembrano così immobili nella loro staticità che sembra quasi eterna, in realtà in questo momento, a parte il lavoro che fanno di produrre ossigeno, di bloccare la CO2, di accumulare biomassa longeva, stanno costruendo il suolo per le generazioni future, cioè i boschi, sono i boschi che ci hanno regalato i suoli fertili. Il suolo è fertile perché prima c'era il bosco, che nei lunghi tempi
nei secoli ha costruito attraverso le spoglie delle foglie, il legno che marcia e via dicendo, ha costruito la fertilità dei soli, altrimenti il solo disfacimento delle rocce non porta a soli fertili. Bisogna che ci sia una copertura vegetale. E il bosco non soltanto crea la fertilità, ma anche la protegge dalla erosione. Quindi ha una funzione importantissima il bosco nell'economia umana. Quindi abbiamo avuto una diminuzione, vabbè, questo l'ho già detto, e quindi ne deriverebbero delle considerazioni di carattere generale di come si dovrebbe amministrare un pochettino il territorio da questo punto di vista, per limitare. Non è possibile, è vero, escludere questo fenomeno, è troppo grande, troppo vasto, troppo capillare per essere, diciamo così, represso, ma controllato lo possiamo, con il monitoraggio, cioè seguendo l'espansione delle singole specie. Adesso abbiamo avuto un contratto con la regione, abbiamo fatto un certo lavoro. Dovrebbero pubblicare placati in modo da distribuirli scuole, case parrocchiali, luoghi pubblici, insomma, in modo che la gente comincia a prendere visione con le principali specie, almeno con due, tre, quattro, che se le vede intorno a casa, se ognuno di noi poi, quando sono specie erbacee ovviamente, non quando sono arboree, se le strappa. Io vedevo per esempio giocare nell'area di Monfalcone, un'area nuova di espansione urbanistica, un nuovo rione con coppie giovani, cioè abitato da gente giovane, piena di bambini. Tutti questi bambini giocavano a livello di naso nei giardinetti con l'ambrosia, questa qui, con l'ambrosia artemisifolia, che è uno dei principali fattori che scatenano delle allergie, molto pericolose. E ovviamente la gente non viene istruita, non sa niente di sta roba qua, e i giardini erano di recente costituzione con la ghiaia, non c'è peggiore elemento della ghiaia sparsa sul terreno per favorire la diffusione di questa specie, che poi la troviamo addirittura negli alberi dei fiumi. Per questi bambinetti piccolini la pianta bella pasciuta, no? Arrivava proprio all'altezza delle vie respiratorie di questi bambini. Io penso che poi, quando noi constatiamo che c'è un aumento delle allergie nei bambini, dipende da questo fatto che noi stiamo allargando queste specie, noi le stiamo allargando, le stiamo come dire alimentando, che poi se queste specie come l'ambrosia artemisifolia arrivano in città c'è un surplus di produzione di CO2, ovviamente, no? Per i processi industriali, per l'emissione delle automobili, questa CO2 incrementa a sua volta la crescita di queste specie, ma quello è il problema. Questa è appunto la famosa ambrosia artemisifolia, che viene dal Nord America. Qui abbiamo tutti gli stati degli Stati Uniti, praticamente quasi tutto, tranne le regioni del nord dell'Alaska, tutti gli Stati Uniti sono pieni, ma ce l'hanno in casa loro ce l'hanno spontanea. In Europa è questa qui, con le aree più o meno rosse punteggiate. Probabilmente la presenza in Italia è sottovalutata, questa è la presenza nel Friuli Venezia Giulia, i punti tondi, e questa è nel Carso Goriziano Triestino, dove non esiste una unità cartografica che non ce l'abbia, quindi è diffusissima ormai. E pericolosi, dunque la pianta è dioica, cioè i fiori maschili e femminili sono su individui diversi. I fiori maschili producono il polline, che è quello, l'elemento, è vero, allergenico che scatena, che sono fotografati nel centro. C'è il particolare del grano pollinico allo scanner, che è anche molto bello, insomma, no? Che sembra come un riccio marino quasi,
Eccolo qua appunto, viene notevolmente incrementata per la presenza, per il surplus di produzione della CO2. Non l'ho vista nella parte alta delle valli del Natisone, ma nella parte bassa San Pietro e via dicendo c'è, e l'ho vista anche sul gretto, sia sul gretto nel tratto inferiore del Natisone che dello Iudrio. Perché appunto le ghiaie di fiume sono a copertura rada di vegetazione, quindi questa specie si può insediare facilmente senza concorrenza di altre specie. Qua noi abbiamo fatto una scheda di suggerimenti come trattare nella pratica per la regione queste specie, non sempre è facile però, no? E tre sfalci tirando giù da schede della letteratura internazionale, soprattutto svizzera, tedeschi, via dicendo, che hanno affrontato il problema, hanno tentato di dare qualche consiglio, no? Con gli sfalci da effettuarsi, perché con gli erbicidi chimici è sempre da andarci piano, no? Perché queste specie sono soprattutto diffuse nei centri urbani, in vicinanza di addensamenti di popolazione. Questi erbicidi sono ad alta tossicità, quindi non è che si possa andare lì dove giocano i bambini, si buttano sti erbicidi, bisogna che il personale sia responsabile, preparato e così via. Non è tanto facile, un attacco frontale, come dire. Quindi le operazioni agronomiche degli sfalci, nelle terze decadi dei mesi di giugno, luglio ed agosto, prima che la specie vada a fioritura, che ne faccia delle altre, ovviamente cercare di ricostituire, questa è una regola generale, tutte le ferite che vengono inferte alla coltre vegetale spontanea, sovesce estivo nei campi, cioè vuol dire con delle arature leggere o con delle sarchiature laddove questa specie ha invaso i vitigni, per esempio, rovesciarla e trasformarla in letame verde. Questo è il sovescio, no? E poi ho messo fra parentesi qua da uso mirato di erbicidi, che a me ripugna suggerire l'uso di erbicidi perché ci sono grossi problemi, grosse controindicazioni. Tutte le balle che raccontano che quelli erbicida non ha conseguenze, che si dissolve prima, sono balle, credetemi, non è così. Gli erbicidi non sono senza conseguenze per l'ecosistema. Poi una grossa emergenza a livello europeo è l'Ailanthus altissima. Nelle parti più calde delle valli l'ho vista, e in certi posti anche forma dei boschetti quasi puri. L'Ailanthus altissima è una pianta di origine asiatica dell'estremo oriente, Cina, Giappone, quelle zone lì. È stata introdotta in Italia perché, aspettate se mi ricordo la storietta, che è interessante. Al tempo della coltivazione del baco da seta, il gelso era stato attaccato da un parassita, minacciava la bachicoltura, che quella volta era una fonte importantissima per l'agricoltura. È stata introdotta sperando che il baco da seta potesse utilizzare queste foglie, non le ha utilizzate. E quindi la pianta era stata ormai introdotta anche lungo le ferrovie per ricavarne anche traversine, e ha preso la mano, e adesso ci è sfuggita da ogni controllo, ed è una pianta di una vitalità. Io la definisco una macchina bellica. La lotta è estremamente difficile, perché c'è un sacco di. Quello che rientra nel gruppo dei competitori allelopatici. Una definizione molto difficile che sta ad indicare pianta che produce delle sostanze tossiche, delle tossine, che vengono dilavate dalla pioggia. Queste tossine scivolano lungo il fusto, arrivano nel terreno. E sono degli erbicidi naturali che eliminano tutta la concorrenza di delle altre specie, per cui al di sotto dell'Ailanthus e intorno non cresce quasi nulla, e lui vegeta tranquilla, cioè elimina la concorrenza. Questo
mediante la produzione di queste tossine. Poi c'ha una efficienza nella cosiddetta pompa delle radici, ossia voi sapete che l'assimilazione dell'acqua attraverso l'apparato radicale avviene attraverso un meccanismo molto complesso di cui ho un'idea molto precisa, ma funziona come una pompa, nel senso, io non sono un fisiologo, ma hanno raccontato gli ecofisiologi, i miei colleghi, ai quali avevo suggerito di fare una ricerca su questa pianta, perché la vedevo crescere sempre rigogliosissima. In agosto le specie nostrane sono tutte mosce e lei in mezzo, pur venendo dall'estremo oriente, tranquilla, fruttifica, adesso fa delle infiorescenze che sembrano dei dischi volanti, dei padelloni così, e produce una quantità, mi pare che ho riportato il dato, una pianta matura da seme porta produce 250.000 semi in un anno, 250.000, che hanno una facilità di attecchimento straordinaria, e in più cosa hanno? La capacità di succhiare, creando un vuoto all'interno delle cellule delle barbe radicali, che sono quelle che sono a contatto del suolo, per trarne l'acqua, crea un vuoto così potente che se anche c'è, diciamo, all'interno delle radici un vuoto che funge da aspirazione, è una pompa idraulica che tira fuori l'acqua anche dove in quantità piccolissime, ovviamente sottraendola alle specie nostrane. E quindi anche nei momenti di maggiore siccità estiva, noi abbiamo una siccità estiva piuttosto notevole, come tutti si possono accorgere, di luglio ed agosto sono i punti critici, no? Massimo di temperature, minimo di precipitazioni. Se noi avessimo la coincidenza del massimo delle temperature e massimo delle precipitazioni come nelle zone tropicali, avremmo la foresta tropicale qua, ma non è così. Noi abbiamo nelle zone temperate, sul Mediterraneo, c'è questo sfasamento tra il massimo di temperatura e il minimo di piovosità, che mette in crisi la vegetazione e anche in un certo senso l'agricoltura, che è figlia della vegetazione in un certo senso, no? Di modo che lei invece in questi momenti riesce ad estrarre dai suoli anche minime tracce d'acqua. E quindi ecco la pompa idraulica, emissioni vigorose di stoloni, sbagliavo per difetto, sono 350.000 semi all'anno, bravo chi si è avuto la pazienza di contarli, no? 350.000 di ed è un anonimo, questa qua, sto dato non era messo con una citazione bibliografica, 350.000 semi all'anno con un'altissima percentuale di germinazione, quindi veramente una... consigliano che se poi si taglia l'albero o si estirpano le piante da seme di 1-2 anni che sono facilmente estirbabili, se sono invece collegate con gli stoloni non c'è niente da fare, devi andare là con il caterpillar e tirare tutta la pianta. Come si chiama? Sì, mi sono perso per strada, fa niente. Ci sono tante robe da dire. Che, ecco, poi no, quello dell'allelopatia l'ho già detta, andiamo avanti. Se si tagliano, cosa si taglia? Ah, sì, sì, ecco, se si tagliano, bisogna avere la cortezza di allontanare i rami tagliati e di depositarli con i rifiuti urbani, perché se si lasciano sul posto sono capaci di emettere le radici. Come delle talee, si comportano come delle talee. Capito che è un mostro sto qua, veramente un mostro. Ce le ha tutte, no? Se uno le taglia e lascia lì, sono capaci di emettere questi tagli, questi frammenti, sono capaci di emettere le radici e di fare nuove piante. Quindi è una lotta improba. È importante perché nelle zone collinari, a partire dal colle, se uno va nel colle di Medea, Borgnano, Colle di Medea, va sui versanti sud, ex pascoli abbandonati, sono letteralmente in certi punti coperti dall'ailanto, coperti, arriva prima lui che la vegetazione spontanea, e quindi questi fondi perdono di valore, perché uno se li trova coperti di sta piantaccia non sa che farne,
e se vuole liberarli deve metterci lavoro e soldi, quindi deprezza, deprezza il valore dei fondi. Non è una cosa così da niente, insomma, no? Noi abbiamo delle parcelle sperimentali di reintroduzione del pascolo nel carso. Io avevo raccomandato già dalle prime volte a sti agricoltori allevatori, se voi tagliate il bosco per far porto al pascolo con i nuclei di ailanto che sono intorno, voi dovete assolutamente intervenire nei primi momenti dove i costi sono bassi. Non lo hanno fatto e adesso abbiamo metà del pascolo che viene mangiato dall'ailanto. Si sono persi 3-4 anni, sta pianta si è allargata perché ovviamente le superfici liberate dal bosco naturale sono diventate il campo di espansione dell'ailanto. Avrebbero dovuto fare subito questi interventi di estirpazione sistematica dell'ailanto. Non l'hanno fatto e adesso ne pagheranno il fio. Perdono di valore. Là si possono fare appunto la eradicazione delle piante giovani di 1-2 anni. Io se vado in giro me li vedo, cerco, se viene fuori preso vuol dire che pianta da seme, se tiro e non viene fuori niente vuol dire che collegata con uno stolone dalla pianta madre e non c'è niente da fare. Uso degli erbicidi di scarso aiuto, si sono messi a fare sta roba, ma perché bisogna fare allora, bisogna fare come dire, o si fanno dei tagli al colletto bassi, si fanno dei buchi e si iniettano l'erbicida. In tarda estate, autunno, quando il flusso della linfa inverte il suo corso e dalle chiome va nelle radici per depositare i fotosintati, cioè le sostanze come si chiama assimilate durante. Allora c'è l'inversione, quindi favorisce la penetrazione dell'erbicida, no? Non farla inizio stagione perché va nelle chiome, non va nelle radici. Poi bisogna tappare i buchi per impedire che l'erbicida si diffonda in giro, oppure si fanno delle iniezioni alla base del colletto del tronco. È un'operazione però piuttosto laboriosa, va trattato albero per albero. Si possono fare anche delle cercinature parziali. Cosa significa? Qui dovrebbe essere il diserbo. L'esempio, io la cercinatura parziale per evitare i ricacci. Questa è una tecnica che mi è stata suggerita da un collega tedesco che l'hanno fatto per le robinie, vale anche per le robinie. Voi sapete cos'è la dominanza apicale? No, non lo sapete ovviamente. Allora, quando una pianta era una domanda retorica, come si dice, una domanda retorica. È un bellissimo concetto, un meccanismo di autocontrollo che hanno le piante. Quando crescono gli alberi, sviluppano la chioma, no? E nella parte basale del tronco si formano delle gemme dormienti. O gemme adventizie. Gemme dormienti e gemme adventizie, che sono una riserva e una risorsa per la pianta nel caso che o colpite da fulmine o che siano state tagliate in parte dalla chioma, con la chioma, allora ricacciano, l'avete visto molto spesso, no? Quando si taglia a raso certi tipi di legno c'è il ricaccio dei polloni basali, no? Vengono non vengono attivate le gemme. Siccome cessa l'effetto di controllo della chioma, la dominanza apicale, che attraverso meccanismi ormonali di controllo ormonale tiene bloccate le gemme dormienti, quando cessa, è stata svettata, cessa la dominanza apicale, cessa la inibizione ormonale sulle gemme del colletto e queste cacciano con i ricacci.
cioè viene eliminato con lo svettamento, viene eliminata il controllo sulle gemme dormienti attraverso questo processo, che è un processo ormonale chiamato dominanza apicale. Fin tanto che domina l'apice, non si sviluppano le gemme dormienti. Se cessa il controllo dell'apice perché è stato tagliato o distrutto, vengono attivate perché non esiste più la inibizione alla germinazione. Sono dei meccanismi meravigliosi di difesa delle piante. Allora l'uomo cosa fa? L'astuto uomo cosa fa? Con la cercinatura parziale, cioè togliendo un anello di corteccia meno una zona che fa da istmo di qualche centimetro, pensa di fregare la pianta, cioè consentendo che una parte della linfa continui a circolare, spera che la pianta non si accorga che c'è stata questa cercinatura, per cui non smette di controllare, le gemme e non ricaccia. Nella robina funziona, nell'ailanto non si sa. Potrebbe funzionare, ma non l'abbiamo. Hanno fatto particelle sperimentali, la forestale ha fatto particelle sperimentali, non so come è andato l'esito, perché dopo qualche anno, se con queste cercinature parziali la pianta viene ingannata, pensa di non aver bisogno di ricacciare polloni e muore senza aver ricacciato polloni, capito? È un trucco, ma ecco, questo lo si può consigliare uno che ha una grossa pianta a casa propria, perché non so, per esempio nelle città Udine, Gorizia, non c'è cortile interno di vecchie case che non ci abbia il suo ailanto, pieno di gatti ovviamente e di pantegane, oltre a quello, no? E la flora e la fauna della città, quella che ci meritiamo, no? E qualche volta c'è l'ingenuità delle persone che ha la piantina di ailanto e se la innaffia perché non ne conosce la pericolosità, e poi logicamente siccome produce degli apparati radicali molto robusti, svella anche, fa dei danni all'architettura, fa dei danni ai muri anche, perché determina spaccature e via dicendo, no? E si vedono queste persone che innaffiano amorevolmente l'ailanto, sallevano la serpe in seno. C'è poca conoscenza di queste cose in genere, no? Sappiamo tante sciocchezze, ma queste cose no. Un'altra peste è la senece nequida, che l'ho visto nelle valli del Tisone e nelle zone basse di Fondovalle. Senece nequida, una specie sudafricana. Questa è arrivata in Europa con le truppe alleate, quelle, le unità sudafricane del maresciallo Smuts, si chiamava, e con i mezzi meccanici, camion e quant'altro, li hanno portati in Europa. Io mi ricordo di averle visto per la prima volta in prossimità di distributori di benzina fra Trento, Verona, Vicenza. Da quel triangolo lì, nel giro di pochi decenni, ha invaso tutta la pianura padana. Non c'è, guardate la quantità di roba che abbiamo in Friuli e sull'area carsica, una roba pazzesca, tutte le valli della Tisone ci sono dentro, si mantiene a quote abbastanza basse, fondo valle, per fortuna si mantiene in fondo valle, però bisogna tenerla d'occhio, perché se cresce, l'hanno vista, mi ha detto stamattina quel simpatico ragazzo che era con noi, che l'hanno avvistata nella Val d'Aosta, l'ultima volta che ero io alcuni anni fa non c'era, da pochi anni è arrivato in Val d'Aosta e adesso non c'è luogo dove non ci sia, quindi potrebbe essere che sia arrivato da poco, cioè che adesso si mantenga in fondo valle, siccome però sono valli calde, con la viabilità e con le piste forestali può benissimo alzarsi fino a quote, io l'ho vista al passo di, come si chiama lì, sulle Prealpi Carni, che era a quota di quasi 2000 metri. Non è più tanto vitale, per fortuna, non è più tanto vitale lì, però c'è da stare molto attenti. Anche questa è una infestante pericolosissima che arriva nei pascoli, poi arriva nei pascoli ed è tossica,
è tossica anche per i mieli. Siccome fiorisce fino alla tardi inverno alle porte a Natale e ancora in fiore, vabbè, le api non girano più, ma le bottinatrici, quando hanno finito, insomma, le ultime bottinatrici le ho viste diffusissime su questa, perché le altre non ci sono più in fiore. Questa fiorisce tardi, fanno l'ultimo bottino prima di andare di fare questa dormiveglia che hanno durante i mesi d'inverno, no? Negli alveari. E quindi mi portano queste tossine all'interno dei mieli. Tant'è che negli Stati Uniti, quando i mieli alimentari commerciali presentano in tracce queste sostanze che sono di natura alcaloidica, un nome complicato che non me lo ricordo mai, è la retrorsina, che ha questa molecola, struttura molecolare molto complicata, quando entrano sono un grosso pericolo per gli organi parenchimatici, fegato e milza. Soprattutto sull'ape non per fa i bambini. Danno. Sull'ape non fa danno, non sembra che faccia danno. Ma nei consumatori sì, soprattutto nei bambini. Io ho sollecitato un sacco di volte, ho parlato anche con il rettore dell'Università di Udine, Frilli, che si occupa di questa roba, e dico: ma perché non si comincia a spingere le province o la regione a fare delle asinelli per campionamento dei mieli e vedere se portano tracce o meno? Non è stato mai fatto niente. No. Si dovrebbero fare questi esami, insomma, no? Da fastidio a qualcuno? Cioè, si capisce che dà fastidio a tutti i produttori di miele, però insomma, dico, io sono molto amico degli apicoltori, ma non si può tacere un problema del genere. Si fa, poi si pensa a fare dei rimedi, insomma, no? Non è che non vogliamo mettere in croce nessuna categoria, anzi figuriamoci, sono benemeriti gli apicoltori, però la salute umana va anche salvaguardata, viene prima di qualsiasi altra cosa, direi, no? E poi si trovano i rimedi da fare. Questa è anche una specie pericolosissima che entra anche nei pascoli sassosi, dove c'è discontinuità della cotica. Ecco, appunto, vengono produzione di alcaloidi pirrolizidinici tossici ad azione epatotossica e cancerogena, che vengono veicolati nell'ecosistema attraverso gli insetti fitofagi e, nel caso particolare, grazie alle api, nei mieli di produzione tardiva che andrebbero analizzati, non quelli di prima similatura in cui la specie non è ancora fiorita, ma quella di ultimo raccolto. Azione di contenimento, vi risparmio, perché insomma sarebbe bene fare delle falciature prima delle fioriture, in modo da impedirne anche questa. Se la si lascia sul punto della eradicazione, dicono che abbia la capacità di maturare i semi ancora per due e tre giorni, quindi sarebbe anche questa da estirpare e buttarla fra i non adoperata nel compostaggio, ovviamente, ma nei rifiuti urbani. È una peste questa qui, è una peste. Io penso che le tre peggiori che abbiamo noi sono la morfa frutticosa dei corsi d'acqua. La morfa frutticosa è una cosa pazzesca, la morfa frutticosa. Oggi ho visto sulle piste forestali qui dei nostri boschi qua del Natisone, penetra la Bidens frondosa, che è una specie americana, ma quella, insomma, specie annua, la si può ancora sopportare, non è un carico molto grosso per gli ecosistemi. Ma i Senecio inequidens, l'ambrosia e l'ilano sono veramente le tre più pericolose con le quali dobbiamo confrontarci. E adesso vi risparmio tutti gli interventi qui in pianto di me, penso tutte che poi tanto nessuno fa niente. Sì, perché è così, no? Non c'è conoscenza diffusa sul territorio fra le popolazioni, perché tanto sarebbe se gli agricoltori fossero stati avvisati a tempo e avessero messo in atto dei sistemi, appunto, lungo i filari, per esempio, delle viti,
adesso con la gestione verde molto spesso capita che lungo i filari che non vengono dove l'erpice non riesce a raggiungere gli infrafilari, lì c'è proprio la striscia gialla delle senice nequidens, no? Si potrebbe fare anche col piro di serbo, cioè con l'applicazione dell'erbicida, con l'applicazione del fuoco sui singoli esemplari. Esistono degli strumenti per bruciare il coso, no? Quindi un intervento mirato che non lascia traccia chimica. Il piro si chiama piro di serbo, cioè di serbo mediante il fuoco, ma attraverso degli strumenti che sono costruiti ad hoc, oppure attraverso le cosiddette pompe, le cosiddette scope chimiche. Anche qua adesso non sto lì a spiegare perché non le ho viste più di tanto in giro, ma sono praticamente il principio, queste scope chimiche vengono impregnate e poi sgocciolano sui singoli esemplari senza che l'erbicida venga diffuso su larghe superfici. Cioè ci sono dei sistemi di lotta che sono stati messi a punto per queste cose, che sono soprattutto in agricoltura dei costi aggiuntivi non da poco, insomma, no? per la collettività non da poco. Qua abbiamo in regione, abbiamo 36 specie vegetali che devono essere considerate invasive. Ovviamente non ve le dico, di cui però compare anche la Bidens frondosa, quella che abbiamo visto stamattina, che nelle colture, nelle mais colture di pianura, nelle colture irrigue di pianura è una cosa pazzesca di quanta ce n'è di Bidens frondosa. Allora, quali sono gli habitat che vengono frequentati da queste specie? Boschi antropizzati in cui l'uomo ha tagliato, ha creato varchi, va su e giù con i trattori sulle piste fangose. Gli dicevo, buona cosa sarebbe se per esempio l'agricoltore, quando entra, rientra, pulisse i cingoli dei mezzi meccanici che diventano veicoli di propagazione di questi semi, delle invasive. Non lo fa nessuno, in Germania lo si fa con le pompe, quando arrivano a casa ormai un fatto, diciamo, di costume, lavano i cingoli, perché se il giorno dopo va col trattore in altro posto ti trasporta tutta la robaccia anche dove non c'è, capito? Diventano i mezzi meccanici agricoli, diventano vettori di diffusione e quindi vanno tenuti in un determinato modo. Questo è già un intervento preventivo molto importante che non viene portato da noi. Gli effetti degli incendi boschivi, ma qua è sulla Tisone, mi dicevano stamattina gli amici, per fortuna non ci sono grossi problemi, ma nella zona collinare, nelle zone collinari inferiori, i boschi e nelle prealpi, soprattutto nelle prealpi, sono rocce carbonatiche con fenomeni di carsismo che fanno perdere circa il 25% d'acqua delle precipitazioni, gli incendi, o magari col pino nero della Carnia, gli incendi sono all'ordine del giorno in questo periodo. Il fatto che, come si chiama, che brucino i boschi, oltre ai tanti vari danni di degrado dell'ambiente, grossi problemi, distruzione della fauna e delle funzioni principali del bosco, che starei fino a mezzanotte a dirle, tante sono le funzioni primarie dei boschi, hanno anche quella di distruggere questa capacità di contenimento che il bosco ha nei confronti di queste invasive. In questa fotografia mi sono divertito, è una pineta artificiale vicino sul Carso Triestino. Oh, che bello, dice il turista, no? Che va la domenica a farsi la passeggiata. Ah, finalmente respira ambiente naturale. Ora, in questo ambiente che è stato percorso dall'incendio, non c'è una specie naturale. Il pino nero è stato introdotto. Vabbè, quello lo tolleriamo perché ha svolto una funzione di protezione e di ricostituzione anche del suolo positiva. Ma nella pineta incendiata noi abbiamo una ripresa pazzesca della robinia, che ricaccia come una matta.
perché ovviamente utilizza tutte le concentrazioni di ricche in magnesio e potassio derivanti dalla combustione della sostanza come si chiama, della corteccia, del fogliame, delle ramaglie, quindi è sostanza organica, combusta, rilascia magnesio e potassio, che gli va molto bene per la aerobinia. Poi abbiamo una quantità di senecine equide, se non vi dico, tutto giallo sotto, e dell'erigeron, si danno il cambio a erigeron canadensis e erigeron annus, che sono specie sudamericane, nord sudamericane. Quindi uno va lì, non c'è un elemento naturale. Nella pineta degradata dall'incendio c'è la penetrazione in massa di queste specie infestanti. Sono grossi problemi, sapete però. Lasciatemi, se non siete stanchi e stupidi di sentirmi, ancora una cosa avrei a cuore per quanto riguarda il buon governo del territorio, che è un problema generale, perché adesso con gli incentivi comunitari pagano l'apertura di piste forestali e tutto a lei. Le piste forestali si riproducono nei boschi come le rotonde si riproducono nelle pianure da un paese all'altro. Ormai uno viaggia da una rotonda all'altra, potremmo numerarle rotonda numero 23 e avanti così, no? E anche dove non servono, no? Perché sono soldi della comunità. Allora, quando si fanno le piste forestali, che pure sono necessarie, non mi nascondo dietro, c'è la necessità di intervento per le azioni pompieristiche, le chiamo io, azioni pompieristiche. Però, piccola parentesi, la repressione, la prevenzione del fenomeno incendi, lo si fa, restituendo ai boschi la loro struttura originaria, la struttura complessa che essi hanno e che è stata semplificata nel corso dei secoli attraverso le ceduazioni. Allora, quando se il bosco non serve più per far legname da brucio, come nella massima, come in molti boschi, per la difficoltà dell'esbosco e via dicendo, bisogna restituirgli la sua struttura, si dovrebbe condurlo alla sua struttura complessa originaria, che svolga funzioni non più economiche ma ecologiche, fra queste quella di non incendiarsi, perché una struttura complessa crea ombrosità, microclimi freschi e via dicendo, e si ha un abbattimento del 50% degli incendi forestali. Se il bosco è degradato con necromassa non asportata, sopra numero di poloni e via dicendo, è un'esca per l'incendio. Allora il problema si risolve investendo, anche adesso non ci sono più soldi, però si doveva fare prima quando c'erano, non lo hanno fatto, adesso non lo si può più fare, investendo sulle foreste, che rendono a lungo termine, non nei 5 anni di missione, di come si chiama, del periodo legislativo, no? 5 anni. Uno non investe niente in 5 anni, quello fa. Bisogna avere una politica di grande respiro ed investimenti a lunga portata, a lunga gettata. Comunque, per ritornare alle piste forestali, le piste forestali non devono essere scoperte, esposte alla luce, perché se sono esposte alla luce diventano corridoi negativi, si dicono, attraverso le quali transitano le specie esotiche e vanno ad interferire, vanno e penetrano all'interno dei boschi. Bisogna far sì che, come nell'antica viabilità di un tempo, laddove i contadini, la saggezza, la sapienza antica faceva sì che le vie di transito dei cariaggi della gente che andava a lavoro venisse coperta da un tunnel che gettava ombra, che così la gente faceva meno fatica nel trasferimento da un posto all'altro, le piste forestali vanno ombreggiate, dicono che poi non passano le cisterne, ma si possono fare comunque abbastanza larghe, si capisce che la copertura non si farà in un anno, ma se non si comincia mai
devono essere ombreggiate, così come nella gestione dei canali. Se noi eliminiamo la vegetazione spontanea dei canali, diamo luce ai canali, quelli si intasano per la presenza delle alghe. La produzione delle alghe, sì, è vero, moltiplica, delle erbacce intasano, il deflusso delle acque viene rallentato, c'è fenomeni di asfissia, diventano acque morte. Se invece i canali, il reticolo idrico minore delle nostre campagne venisse restituito alla sua struttura originaria con coperture tunnel di verde, questo fenomeno sarebbe ridotto del 90%, non sarebbe bisogno di interventi straordinari, pulizia di canali, dagli gli erbicidi, metterli a secco, tirare fuori, e non sono spese anche quelle, no? Di intervento nella gestione. La gestione verde delle acque, boh, una delle tante cose, buon governo del territorio. Dobbiamo voltare pagina rispetto a quanto è stato fatto, talvolta in buona fede, talvolta in mala fede, perché si fanno girare i soldi di più, e senza avere presente il bene collettivo di tutti e l'equilibrio del territorio. Bisogna che le piste forestali marcino, cioè siano ombreggiate, perché se no noi apriamo le foreste nostre alla invasione delle invasive, soprattutto nelle zone basse. E con questo mi sono stufato io adesso. questa qua, eccola qua, la viabilità forestale, come fatta adesso, no? Raso, taglio raso, in modo che possano passare queste autobotti, che poi servono quello che servono, e queste strade diventano dei canali di penetrazione di tutte le porcherie che volete, di senecio, di ambrosia, di amorfa, tutto dentro in bosco, dai, forza! Più siamo, è vero, e meglio è, sembra il motto. Signore, effetto della pacciamatura, quando si fanno i lavori forestali, evitare che il prodotto della pacciamatura, sapete cos'è, no? Quello della lavorazione sul posto, saramatura, produzione del pellet, benissimo. Viene esportato dal taglio, viene esportato circa il 90% della massa legnosa. Però basta l'8%, 6-10% del residuo che viene ammucchiato, perché questi ammassi di pacciamatura, che sono frantumati, no? di frammenti di corteccia, di piccolo legname e via dicendo, diventano dei vivai per la senecio in equidens. Dunque evitare, gli ho detto alla forestale, state attenti, bisogna raccogliere quanto resta dopo l'asportazione della lavorazione dal cantiere forestale. Bisogna asportare, bruciarlo e spargerlo negli anfratti del terreno, nelle piccole depressioni del suolo, per evitare che diventi terreno di vivaio per la diffusione. In questi luoghi qua, dove è stata ammucchiata la pacciamatura residua, c'è un allevamento puro di senecio in equidens con migliaia di esemplari. Noi non ce la faremo mai più se si va avanti di questo passo. Ognuno di questi fiorisce fino all'inverno, fino a Natale e anche oltre. Come si fa? Come si fa? E ma dice i nostri vecchi, non erano davanti a questi problemi. Abbiamo altri problemi, la modernità, la globalizzazione ci porta a queste sfide che non c'erano una volta. Quindi io sono stufo di sentire anche le persone, i valigiani, quelli voglio bene, che mi dicono ma i nostri vecchi non avevano il senecio in equidens, non avevano l'ailantos, quindi a nuovi problemi devono corrispondere nuovi atteggiamenti consapevoli delle popolazioni e anche di chi li amministra. Là andiamo sul difficile, lasciamo stare questo, che sono dolori di ripristino ambientale, lasciamo perdere tutto un affarume pazzesco, i cosiddetti ripristini ambientali. Là sarebbe da fare un'altra conferenza, ve la risparmio. Io sono anche stufo, anch'io, immagino anche voi. Bon, boschi antropizzati qua c'è da dire, Spirea japonica, se ne parlava stamattina, che anche diventa una peste nel collio e nei colli di Polcenigo,
c'è una densità di Spirea japonica che ovviamente sopraffa tutta la vita degli arbusti nostrani. Non c'è più l'arbusto nostrano perché fa lei, si espande, ovviamente introdotta a scopi ornamentali, nessuno l'ha seguita, è scappata dai giardini, si è infeudata in questi boschi, adesso da lì tirarla fuori è un po' difficile. Ambienti ali di piste forestali, mulattiere e quant'altro, le spiagge sono in paese. Dalle note alla Bienis, le spiagge, altro problema, massacrate dalla balneazione, questo e quell'altro, insomma. Siamo a perdere gli alberi e gli ambienti umidi. Dicevo stamattina agli amici, no? Questa sembra una barzelletta. Allora, c'era un bellissimo articolo sulla Repubblica di due giorni fa, dove sui circa 520, non so quanti, prodotti tipici DOC della cucina italiana, che produce cose di grande pregio, no? Niente che stiamo qui a ripetercelo, dove il Friuli compariva soltanto per la produzione di miele da amorfa. Cioè, con tutte quelle cose che abbiamo, noi vini del Colio, che sia io, no? Il miele della morfa, che è una delle peggiori pestifere, è vero, invasive, che noi possiamo avere nei fiumi e che ci fa perdere tanta di quella biodiversità che metà basterebbe. Ci fanno del miele, perché poi non è tutta sta gran roba, insomma, il miele da morfa, non so io. Cioè, no, non è un non è non un granché, insomma, che compaia adesso come prodotto tipico dei Friuli il miele da morfa, mi pareva un po' insomma, riduttivo, no? Ecco, delle immagini anche della regione, non sarà cattivo, ma insomma con tutte le cose che abbiamo. È una peste pazzesca, no? Vabbè, adesso basta, io mi so. Eccola qua, questa sarebbe, no? Questa quella è molto bella qua. No, ma eccola qua, ecco, alvei di ambienti umidi, l'indaco, il falso indaco chiamato, dal nord, viene dagli stati meridionali dell'America del Nord e ha invaso anche sulla tisone, ce n'è a quante ne volete, c'è della morfa, no? Ed è difficile, fino all'isola di Lacona, tutto pieno sulla foce del tagliamento, cosa non c'è, tagliamento, tutto il poi, tutta la pianura padana, insomma, si allarga, si appropria degli habitat, spazza via tutte le altre specie arbustive sottostanti. Sali c'è ancora quelli alti, sali salva, quelli, ma quelli bassi vengono completamente spiazzati, no? È una delle peggiori, no? Adesso vabbè, poi nei corsi d'acqua un concetto fondamentale che possiamo, come dire, un bilancio culturale che possiamo trarre da queste cose, al di là degli aspetti prettamente tecnici, tecnico-scientifici, un bilancio culturale sul quale vi pregherei di riflettere un po'. Io l'ho definita omologazione biologica intercontinentale, che è un grosso problema, stiamo perdendo di identità. L'identità, secondo me, non comincia con i dialetti, con gli idiomi locali, con le poesie, con la letteratura e quant'altro, cose degnissime per carità, ma comincia con la flora locale. È la flora locale, che non conosce nessuno ovviamente, pochissimo conosciuta, che è lo stampo identitario di un territorio, il migliore, sul quale noi ci siamo basati per fare tutte le sigle ZPS. Perché lì è lì che si gioca proprio la vera identità del territorio, sulla biodiversità locale, che poi si manifesta anche nella costituzione dei boschi, e ovviamente i forestali più, diciamo, evoluti da questo punto di vista, nel trattamento dei boschi dovrebbero avere, e hanno talvolta, di mira la salvaguardia anche della biodiversità forestale, della specificità territoriale dei boschi. Nella omologazione biologica, in questi scambi intercontinentali, ogni continente cede un po' della sua biodiversità,
e c'è una mescolanza generale. Questo crea grossi problemi. Alienazione biologica del territorio. Si parla di una alienazione, cioè diverso da sé, diventa sempre più diverso da quello che era. Declino della biodiversità, che è un problema grosso. Perché se la biodiversità, caro Sergio, perde i pezzi per strada, non funziona più l'ecosistema. Questo è il problema. Non funziona l'ecosistema, perché è una macchina complessa che deve avere tutti i suoi pezzi. Se ne perde troppi, non funziona più. E con questo penso, vabbè, lasciamo stare il piano di azione che non verrà fatto da nessuno. Piano normativo, siamo stati noi illusi. Io sempre sono dell'idea di fare le proposte a chi di dovere e poi non fa di solito niente, ma insomma noi studiosi dobbiamo fare il problema, analisi del problema e la proposta di limitarne gli effetti. Poi non sta a noi fare queste cose, no? Noi abbiamo fatto delle... Vediamo quante di queste verranno, è vero, attuate in un tempo ragionevole. Grazie per l'attenzione. Se ci sono domande, non impertinenti, ma pertinenti, dica. Lei ha parlato per quanto riguarda l'eliminazione delle specie aliene utilizzando due sistemi, o il sistema umano dove si va a estirpare, oppure l'altro sistema con gli erbicidi. Però secondo me potrebbe essere un terzo sistema produttivo da incentivare, e cioè l'utilizzo delle capre. Perché non potrebbe essere questo il terzo metodo? Le capre vanno bene, non me le vedo le capre di sotto di un vitigno, no? No, è chiaro, però questo è un caso isolato. Sì, ma neanche nel bosco non facciamo mandare. Stiamo parlando del sottobosco, cioè ci sono diversi posti. No, le capre vanno molto bene, E perché quando abbiamo da decespugliare un terreno che vogliamo restituire al suo pascolo che c'era una volta. E allora le capre hanno delle abitudini e delle esigenze alimentari, per cui se anche sono sazie di fieno hanno bisogno degli arbusti e dei getti legnosi per le proprietà galattogene, che producono più latte solo se mangiano gli arbusti. Possono avere erba e foraggio in grande quantità, loro devono andare sull'arbusto. Sì, difatti loro la capra, dove passa la capra non ecco cresce. Molte di quelle specie non sono arbusti. Poi sono, per esempio, l'ailanto. Io sono stato chiamato una volta a collaudare degli interventi forestali in Sardegna e mi hanno portato in giro per la regione, insomma. E mi hanno fatto vedere, io sono trasecolato perché ho visto nei piani di rimboschimento estesi boschi di ailanto. Ho detto, ma siete matti di ailanto? Dice, è l'unica specie che non viene mangiata dalle capre. Non la mangia, non viene mangiata neanche da te. Quindi in quel caso, allora dice, qualsiasi cosa mettevano. Veniva mangiata dalle capre, hanno tentato con l'ailanto e gli è andato bene. Quindi anche le capre hanno un impiego limitato. Poi, com'è? Ma io penso che la rovigna la mangia. Però ancora meglio, perché la capra può essere lasciata libera senza custodia, quindi viene a costare di meno. La si lascia brada se si vuole, per esempio, ecco, quando si fa una pulitura del bosco, per esempio un disboscamento, e le ceppaie ricacciano i polloni, si mandano le capre, la va molto bene. Ma secondo me non solo, ma potrebbe essere con l'impianto, mettere le capre dove noi andiamo a fare l'impianto, chiaramente deve essere protetto.
Sì, e l'impiano però sempre. La capra mangia tutto il resto, mangia quello che è, mangia l'intorno, si può, no? Quindi sì, potrebbe essere il sistema anche per rimpiantare senza dover andare a ricacciare tagliare quell'altro, no? In determinati, cioè, potrebbe essere un sistema utile, sì, visto, sì, sì. Ma in determinati, infatti in determinati casi lo si fa, però diciamo che non è applicabile dappertutto, no? No, sicuramente. E solo in determinati casi va bene, come fa anche molto bene la pulizia della pecora quando si muove compattamente su un fronte, però sotto sempre ci deve essere il pastore, le pecore, è più difficile lasciarle per conto loro, e va come un rasoio, no? Va come un rasoio, e nessuna va più avanti dell'altra perché hanno un comportamento sociomimetico, per cui sono tutte quante falciatrici. In fila, come una falciatrice naturale, no, veramente è di un'efficacia formidabile. Lo questo per esempio per... Nel caso monfalconese goriziano, che è invaso dal sommaco, le foglie rosse, non le fogliarole come le chiamano lì, con le pecore, con ecco là vedo benissimo le capre, no? Non so quanto sopportano il contenuto tannico delle foglie, dei tannini, perché poi vanno incontro a fortissima stitichezza. Infatti i caprioli, ma guardate una cosa fantastica, no? La capacità, come dire, istintiva dell'autoterapia. Il capriolo all'inizio primavera, dove trova, siccome cambia dieta da quella molto secca invernale a quella molto fresca della primavera e dell'estate, anche lui va incontro a diarrea, perché cambia regime alimentare. Si automedica andando a cercare le specie ricche di tannino che bloccano la diarrea. È una roba straordinaria. Straordinaria. Questo lo fai capire. Può darsi anche la camera, no? Mangia un po' di questo. Può darsi, tutto da vedere, tutto da vedere. Però c'è il signore che dica. Se dovessimo documentare così quali sono le specie che qui in zona rompono un po' le scatole, dove dobbiamo? Ma noi abbiamo fatto come si chiama l'elenco, adesso verranno pubblicati dei manifesti, dei poster con le fotografie delle specie, e verranno distribuiti nei vari centri, appunto, sì, culturali, chiese, sala comunale, insomma. Nei comuni. Bene sarebbe ovviamente avviare un programma di educazione a livello di scuole elementari e scuole medie attraverso il corpo insegnante. Adesso ci sono dei palmari o queste smartphone, sta roba qui, no? Che potrebbero essere anche diventare un gioco per i bambini, perché si può, c'è già un programma che è stato messo a punto, per cui ci vuole il riconoscimento che l'operatore conosca le specie, insomma, non tutte, quelle più pericolose, segna, e c'è l'aggiornamento a una banca dati, questi dati vanno in una banca e si vede la diffusione della specie sul territorio, no? Ma vabbè, ma tutte queste qua sono robe qua, ma no, si potrebbero fare, abbiamo tutto già messo a punto il sistema, si possono fare, solo che mancano i raccordi, mancano i finanziamenti, manca tutto, insomma, sì. Il metodo c'è, ma mancano i raccordi, e in altro luogo, insomma, capire sta roba, l'importanza di sta roba, ecco, questo manca, no? Politica, tanto pensate, è un secondo che c'è dietro qua? Sì. Possiamo vedere un istante una pianta che sta arrivando? Beh, io direi senice in evidence, no? No. Che è arrivata è da vista lei? Il signore. Sì. Vediamo che cosa c'è. Che vediamo cosa c'è. Ah, che arriva. Speriamo di conoscerla, perché se è un nuovo inquilino. Se è un nuovo inquilino è dura, se bisogna... Dove? Rastrine. Ecco lì. Una di queste? Sì, bisogna raccogliere, disegnare, vedere. Eccola qua. Questo è il crostino. Non si capisce, vediamo se c'è una. Eccola.
Un secondo. Sì, quella lì. Che sia la Reinotria. La Reinotria, foglia di Reinotria japonica forse. Queste sono in 3 anni, ha fatto tutta quella colorizzazione. Per tutto, cioè. Quella cantina che era segare. Mi sa dalla foglia, ma posso sbagliare, perché così è sulla destra. Ecco, non è. Mi pare che sia, potrebbe essere. Questa arriva da Cividale. E questa era praticamente qualche anno fa sulla piazza dietro la stazione dove c'è. Potrebbe essere la Reinotria. Ma è terribile. La Reinotria, sì. Viene dagli alberi e va sui terreni argillosi freschi, umidi. La Reinotria è giapponica o giù di lì. Una delle tante. Questa è il crosscura. Questa l'abbiamo, mi pare che sia nella lista delle. Ecco, per esempio, quando. Se fossimo un altro paese di quello che siamo, la sua domanda, la sua segnalazione non andrebbe persa. Le andrebbe da qualcuno, o stazione forestale, o dal fitopatologico, le porta la pianta, loro vedono che c'è lì e si può partire subito con intervento, stante che sia una pianta che si sa del comportamento suo invasivo, la si stirpa sul momento, non la si lascia prendere piede. Questo è la prevenzione, ma non c'è da chi andare, no? Cioè non c'è da chi manca l'interlocutore, manca l'interlocuzione, no? Invece si dovrebbe fare così, no? Ci dovrebbe essere qualche centro regionale, locale. Un fitopatologico, per esempio, ne vedo un fitopatologico che si dota della competenza botanica, oltre come si fanno per le invasioni fungine, malattie fungine delle piante coltivate, potrebbe essere creato una figura professionale di colui che riconosce le specie invasive e che mette a punto un intervento puntuale sul momento. Onde evitare che la specie si allarghi e che il problema diventa irrisolvibile o solvibile solo con costi molto alti. Se posso, Visentini, Legambiente di Udine. Allora, un ringraziamento e una considerazione. Allora, ringraziamento a chi, al professor Boldini, ma anche a chi ha organizzato questa cosa. Perché certo. Domenica pomeriggio, diciamo così, ecco, 56 persone, e quindi è importante conoscere questa cosa, eccetera. Anche se poi. Si rimane male con le considerazioni che lei ha fatto alla fine. Noi esperti facciamo le proposte e poi nessuno ci ascolta, no? E quindi cosa? E quindi veramente. E quindi un ringraziamento poi a chi ha organizzato, come dicevo, anche il comitato, Luca con tutti i suoi collaboratori, eccetera. Assolutamente. Io penso che sia importante proprio quel discorso di questa perdita della biodiversità, eccetera, però ognuno di noi dobbiamo unire le forze perché per contrastare questa cosa, perché stiamo distruggendo il territorio, i soldi. Se si vuole spenderli ci sono, no? Perché intervenire, recuperare in maniera, come diceva, suggeriva lei, in maniera corretta, non ecco, diciamo così, spendendo solo, sperperando, facendo rotonde altre cose, e quindi diciamo così, ecco, le associazioni, quindi come che rappresento, qualcuno vuole conoscere un po' la nostra attività sul banchetto, ma anche i cittadini, quindi unendo le forze, diciamo così, ecco, possiamo salvaguardare questo territorio. Valle Antigone, che hanno una bellezza naturale, che però appunto minacciata da una biodiversità che sta perdendo, tralicci di alta tensione che minacciano appunto di attraversare questa vallata o quant'altro, eccetera. Quindi un impegno, diciamo così, ecco, a unire le forze, e diciamo così, ecco, a salvaguardare il territorio per noi e per le future generazioni. Una rotonda di meno sarebbe una spesa generale di intervento sull'intera regione. Una rotonda di meno. C'era ancora miele. Sì, fanno anche il miele dell'ailanto. Fanno allora? Anche il miele dall'ailanto. Quando gli si dice di estirpare l'ailanto agli agricoltori, sì, esatto. Viene perché ovviamente loro vedono il loro punto di vista. Io sono dell'opinione che i danni sono superiori ai benefici. L'unico beneficio è questo, perché
l'ailantropo che dobbiamo dargli atto, cioè riconoscergli cavallarescamente la capacità di sospendere la produzione di sostanze tossiche a livello della produzione del nettare. Perché sennò non gli verrebbero gli insetti. Quindi c'è questa. Perché tu hai parlato del senecio. Sì, il senecio no invece. Il senecio non fa sta roba. L'ailanto invece non ho motivo di credere, non ho trovato in letteratura che l'ailanto produca miele tossico. Quindi se non ci tossico, fosse il problema dell'infestazione, però c'è. Sì, però c'è. Quindi se noi facciamo un bilancio complessivo sono più i danni che i vantaggi. E il miele invece io farei una campagna, e in questo caso per esempio direi agli amici apicoltori, cerchiamo di difendere la diffusione delle siepi naturali, cerchiamo di difendere ad ogni costo i prati da sfalcio, perché quelli sono la base per l'apicoltura. Non stiamo a difendere l'ailanto, che è l'ultima spiaggia. Invece lo so perché non c'è una cultura diffusa. Ognuno vede, anche questa è una visione, come dire, dal suo stretto punto di vista, e non è un approccio sistemico del problema. L'approccio sistemico vuol dire considerare tutte le variabili, non soltanto estrarne una, quella che mi comoda, ma vederla nel contesto complessivo. Invece la difesa dell'apicoltura la si fa combattendo perché vengono mantenuti i prati polifitici, che sono la base alimentare fondamentale delle api, e soprattutto le siepi nella pianura, le siepi interpolarali, ma non di laurocerato e di cipresso dell'Arizona, ma capito? Come sono stati fatti, quindi sono problemi importantissimi, il mal governo sistematico del territorio, quello che io chiamo il mal, io dovrei fare un libro bianco, anzi un libro verde. Ma lo faccia. Sul mal governo del territorio, fare il decalogo delle cose che non si devono fare. Ma lo faccia. Ma se lo faccio io non ho tempo. Per il governo non serve, magari. Per qualcuno faccio sì. Ah, sì, sarebbe da fare un libro bianco, come dire, no? Un manifesto dei movimenti della. Non perdersi dietro sui colibrì, come dire, cioè le siepi per esempio, se una volta vi comoda vi faccio una bella conferenza sulle siepi, cioè non faccio una bella, faccio una conferenza sul bel tema delle siepi, la conferenza sarà magari brutta, ma il tema è molto bello. Il tema delle siepi, della funzione delle siepi. Io sono un funzionalista, non vado in cerca del bello, cerco la funzione, e dalla funzionalità deriva nell'uomo un senso di gradevolezza. Questo è così, bisogna impostare. Una chiarezza? Non mettere le siepine azimate, perché non è che arrediamo un appartamentino, la natura arredata non mi piace, la natura immobiliata. Bisogna fare le cose che funzionino, un ecosistema che funziona suscita in noi indirettamente un senso di gradevolezza, che è una facoltà atavica dell'uomo antico, dell'uomo molto antico, quando nel suo nomadismo, nelle sue scorribande, riusciva a capire dalla visione generale, aveva un giudizio sintetico, qua posso fermarmi, trovo cibo e ristoro per il mio clan, per la mia famiglia. Di questo atteggiamento biofilo, da noi, uomini civilizzati, c'è rimasto qualche cosa. Allora abbiamo il balcone fiorito, questo viene chiamato la biofilia, ma sono studi molto seri su questi argomenti qua. Non è che la biofilia, cioè il giardino verde dell'appartamentino, della cosa, è un ricordo atavico, strutture arcaiche molto antiche nell'uomo che funzionano ancora perché sente che è un elemento positivo per la sua sopravvivenza, capito? Questo è il fatto. Però non deve essere solo una cosa di arredo. Logico, questo è un segnale di quanto gli resta alla persona comune. Ma noi dobbiamo sviluppare atteggiamenti consapevoli che vanno al di là del balcone fiorito.
C'è ancora qualche domanda? Le radici per i per sì. E dopo quello è l'Elianto Sanus, cioè il girasole. Sì, ma no, ma anche quello è il girasolino. No, non lo so, non ho notizia che fosse. Quello veniva, il topinambur. Ma è facile che anche quello, però non viene coltivato, no? Importato quasi durante l'epoca. Sì. Però soprattutto per le radici alimentari, la tapioca, quella farina lì. Il topinambur. Mentre per la produzione degli oli da seme, soprattutto l'Elianthus annus. Che però non si è diffuso, per fortuna non si diffonde, mentre l'Elianthus tuberosus e piccole specie affini, difficilmente distinguibili fra loro, si è diffuso notevolmente soprattutto lungo gli alvei, no? Alvei margini di fiumi, margini di strade, sempre su terreni poi piuttosto umidi, no? Perché poi si dissemina con la corrente, no? I tubercoli che sono ricchi di inulina, che vanno bene anche per le diete diabetiche, perché non elevano la glicemia, vengono trasportate da monte a valle e quindi si diffonde lungo il fiume, no? Attraverso i frammenti delle radici. No? C'è ancora una ragazza, facciamo un'ultima domanda. Sì. Va bene? Io avrei una domanda. Ha parlato rispetto al problema della diffusione di specie aliene nei canali irrigui. Sì. Volevo sapere la sua considerazione rispetto all'introduzione di specie acquatiche, però che hanno anche una funzione fitodepurativa. Sì. Siccome noi disponiamo, la flora nostrana dispone di un sacco di specie, è vero, acquatiche, non è necessario che si ricorra nei corsi d'acqua, nella rete idrica libera, diciamo, non dico negli acquari, negli ambienti controllati dall'uomo, no? Un ambiente, nella vaschetta di casa sua può mettere quello che vuole, entro certi limiti, perché poi si stufa, piglia il tutto e lo distribuisce in giro, no? Come i pesci rossi, no? Ma nei corsi d'acqua pubblici, diciamo, della rete, è meglio utilizzare le specie nostrane e non fare ricorso a quelle. C'è il tentativo stato di una che però bisogna stare molto attenti, perché non è difficile prevedere il comportamento di una nuova entrata, cioè di una specie nuova, non conoscendo bene la sua ecologia e la capacità di reagire rispetto alle condizioni ambientali di quel posto piuttosto che di un altro, non sapendo queste cose qua, vale il principio della prudenza. Bisogna fare delle culture sperimentali, vedere se è capace di riprodursi. Se non è capace di riprodursi, non ci sono problemi, né per via di seme né per via vegetativa. Se invece l'adattamento è tale per cui può riprodursi, come la famosa peste d'acqua dell'Odea canadense, si riproduce intasando tutti i corsi d'acqua, ci ritroviamo ad avere un problema in più anziché avere risolto alcuni. Non so se mi sei... Se... Modificazione genetica. Per l'amor di Dio. Abbiamo riempito una lacuna, reciproca, la bella signora si conosce sempre volentieri, a buca, volentieri, quando? Ma facciamo in autunno, no? Facciamo in autunno, sulla funzione delle semi, no? La casa del lauro, sono due fratelli. Carissimo.
Prego.